Ecco qua la colazione di oggi. Allora, qui abbiamo la banana, il porridge e un pochino di burro d'arachidi che adesso io mescolerò tutto insieme. E qua c'è il tè verde e qua ci sono un po' di mirtilli. Me ne mangio una decina di questi mirtilli, magari li metto qui dentro alla ciotola con il porridge, la banana e il burro d'arachidi. E quindi questa è la mia fantastica colazione di oggi. E per pranzo ho preparato un risotto con i gamberetti, tutto fatto da me. Vi lascerò uno short dove vi faccio vedere questa ricetta. Sto facendo merenda e mi mangio questo formaggio piccolo piccolo, Edam, una confezione piccolina, così faccio uno snack, sono 20 grammi. Sto facendo un altro spuntino, una noce brasiliana e il tè verde. Le noci brasiliane sono ricche, vedete, di vitamina E e selenio, quindi è come se prendessi un integratore di selenio. Ecco qua, quindi. Per cena ho preparato una cotoletta di pollo con le patate al forno e anche le zucchine al forno. E devo dire che le zucchine mi piacciono di più al forno rispetto a quelle fatte in padella. Eccoci a colazione. Allora, questa mattina la mia qua, telecamera non mette molto fuoco. Comunque, nel piatto c'è un biscotto, questi sono i miei biscotti che faccio con i cereali. Qua c'è il latte, sì, il tè nero. Poi c'è del pompelmo in questa scatola, bellissima. C'è un biscotto perché sono stata alla pasticceria di Cédric Grolet e questo è un biscotto al cioccolato costosissimo. Infatti, vedete, la scatola è tutta dorata. Secondo voi quanto può costare un biscotto al cioccolato da Cédric Grolet, che è uno chef stellato e che vi dà pure una busta così tutta dorata per portarvi a casa un biscotto? Allora, provate a indovinare, adesso ve lo dico io, se non avete indovinato, sono 20 pound, cioè 20 pound per un biscotto. Adesso faccio il confronto tra il biscotto morbidissimo della pasticceria francese e il mio biscotto invece normale, che comunque è morbido ugualmente, è croccante fuori, il mio morbido dentro, quest'altro invece è meno croccante fuori, più soffice, e dentro è molto soffice e pieno di cioccolata perché è un biscotto al cioccolato, è molto buono come biscotto, però credo che 20 pound sia eccessivo, insomma, ecco, comunque questo è. E abbiamo fatto anche questa esperienza del biscotto stellato. Sta preparando il pranzo. Questi sono dei cannelloni ricotta e spinaci, cioè è la pasta delle lasagne arrotolate, dentro c'è un misto di ricotta e spinaci e un po' di parmigiano. Sopra e sotto ho messo il ragù, adesso ci metto un po' di parmigiano e metto tutto in forno a 180 gradi ventilato per una mezz'oretta e il pranzo è pronto. Questi sono i cannelloni usciti dal forno, un po' bruciacchiati, ma mi piacciono così. E adesso li metto nel piatto. Ho preparato anche un contorno con dei funghi fatti in padella e qui c'è l'insalata che ho sciacquato senza tagliarla, poi me la taglio nel piatto. E questo, diciamo, che sarà il secondo. Poi qui ho anche del formaggio, il prosciutto, questo che è un chutney di fichi e cipolle, molto buono, ci sta molto bene con i brie. E qui ci sono le tortilla, perché se dovessi avere ancora fame, dopo il primo mi faccio una tortilla e ci metto il formaggio e il prosciutto. Questi sono i cannelloni nel mio piatto, sono venuti bene, mi piace il ripieno, è bello ricco e quindi sono contenta. Poi dopo pranzo mi prendo questo che è un che cos'è? Uno spicchio d'arancia candito con la cioccolata fondente e un pochino di rum. Nel pomeriggio faccio un altro snackino al cioccolato con un Mon Cherie e un tè verde.
E per cena ho preparato questo filetto, sono due filetti di spigola, la spigola. Ho impanato questi filetti con un po' di pangrattato, in questo caso è il panko. E ci ho messo anche il prezzemolo, ci ho messo anche un pochino di formaggio, il parmigiano e insomma ho fatto cuocere al forno. Quindi mangio questa spigola con l'insalatina iceberg di contorno. E come contorno ho anche queste che sono delle frittelline, sempre fatte a forno con la verdura. Poi c'è una salsa giapponese, la salsa ponzu. Eccoci di nuovo a colazione. Questa mattina c'è la zeppola nel mio piatto. Ho fatto queste belle zeppolone, ogni anno le faccio, spesso le faccio in verità, perché fare le zeppole è facile. In fondo, se sapete fare i bignè, sapete fare anche le zeppole. Qua c'è il mio tè nero. E la ricetta comunque delle zeppole, bignè, eccetera, sta sia qua sul canale che sul sito, sul sito, sul blog. E io ci metto dentro un bel po' di crema, mi piace moltissimo la crema alla vaniglia e quindi ecco qua, crema alla vaniglia e ciliegina candita. Continuo ad avere mal di gola, devo andare a comprare delle pasticchette di quelle per il mal di gola, intanto mi mangio una liquirizia. Queste sono buonissime, morbide e ogni tanto appunto mi mangio una liquirizia. Questa mattina ho dimenticato di prendere il collagene, quindi lo prendo adesso. Eccolo qua, il mio collagene al limone. E per pranzo ho preparato questa sorta di piadina con una sottiletta, il prosciutto cotto e l'insalata, quindi un pasto veloce veloce. Nel pomeriggio sono alla Tate Modern per Cézanne, vado a vedere questa mostra, bellissima, mi è piaciuta tanto, una mostra veramente completa. C'erano tantissimi quadri e quindi e molta gente anche. Mi è piaciuta tanto, vi faccio vedere qualche quadro e niente, insomma, adesso vi lascio queste opere d'arte, ma dopo la mostra che cosa ho fatto? Sono andata sul rooftop bar, il bar che c'è sul tetto, insomma, vedete, si vede St. Paul da qua. E ho preso un aperitivo, io ho preso un prosecco e poi delle patatine. Le mie patatine preferite sono queste qui con il sale e vinegar d'aceto. Preparando la cena, ho messo la trota in forno, poi ve la farò vedere quando è cotta. E intanto sto guardando un documentario bellissimo sulla BBC. Vi consiglio questi documentari, Wild Isles, ed è proprio bello, bello, bello. Quindi vi consiglio di vederlo per le immagini, per la storia anche che racconta il naturalista. E quindi niente, adesso mi godo la bellezza di queste immagini. Con la mia cena, questa è la trota, il filetto di trota con vicino ai fagiolini lessi e poi queste che sono delle schiacciatine di zucchine e patate. Vedete la trota è così ed è stata cotta con una salsina dolciastra, non è male. E poi per finire in bellezza io mangio una zeppola, eh sì. Ragazzi, e con questa zeppola vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!